Non puoi immaginare quanto io ti ami. Eppure, non avrei mai accettato di perdere Pietro. Quando mi disse di sentirsi confuso, che non era più come una volta, sentì entrare in me uno strano sentimento di odio. Infatti, utilizzai tutte le possibili astuzie per fermarlo, per farlo desistere. Combattere Dio, che Dio sia. A te invece basta entrare a casa mia. Io pensavo che i tuoi miracoli fossero invenzioni dei soliti perditempo. E ti accolsi rigida e fredda. Pietro ti portò a casa perché mia madre era gravemente malata. Non sapevamo più cosa fare. Medici, maghi, preghiere. Tutto è inutile. A te basta entrare. Vidi mia madre tremare così forte che la pensai sul punto di morire. Poi all'improvviso, il suo viso, tra le rughe e gli spasmi, si distese in un aspetto più tranquillo e sereno. Sei entrato, le hai toccato la fronte, la febbre se n'è andata. E così, così in quel momento, il mio castello maligno crollò. Mi accontentavo della mia famiglia e di Pietro, un pescatore rude, un po' scorbutico, ma un uomo buono. Pensavo di perdere mio marito, infatuato di uno stregone qualunque. Ma quando ti vidi, capì tutto. Non ti lamentavi, non insultavi, non bestemmiavi. Anche sotto il peso di quel legno. Attorno a me le donne piangevano i condannati a morte ed io non capivo se quel pianto fosse sincero di circostanza. Ero impegnata a mandare sorda imprecazione a Pietro e a tutti coloro che erano fuggiti come pecore. Ma tu, passando, mi hai chiesto: tua madre come sta? Hai avuto il tempo di pensare a mia madre. Forse il tuo pensiero era rivolto a Pietro e a quella sua paura.